Salve a tutti, benvenuti a questa brevissima video lezione di illustrazione del nuovo testo unico del turismo della Toscana. Approvato dal Consiglio regionale, ancora deve essere pubblicato sul bollettino ufficiale ed entrare in vigore, diciamo però abbiamo già il testo e possiamo già commentare le novità. Vi ho fatto un decalogo, quindi 10 punti essenziali per comprendere l'importanza di questa nuova normativa e ve li vado a illustrare. Nel link che trovate lì in basso potete approfondire scaricando il testo e poi tutti i commenti che faremo successivamente. Andiamo a vedere quindi di che cosa si tratta. Intanto l'entrata in vigore e la sua attuazione. Abbiamo detto che il testo è stato approvato definitivamente dal Consiglio regionale, prevede un regolamento d'attuazione che uscirà entro l'estate, 180 giorni dall'entrata in vigore. Immaginiamo l'entrata in vigore sarà i primi di gennaio. È fatto salva, lo trovate nell'articolo 158, una particolare delibera, non vi preoccupate, è un progetto speciale della Regione Toscana, quindi nelle more d'attuazione del regolamento comunque questa delibera è fatta salva, ma non esistono altre disposizioni transitorie, quindi le norme entreranno in vigore e sostituiranno il precedente testo unico del 2000, abrogando appunto tutta la disciplina di settore, oltre al testo unico del 2000, anche alcune leggi speciali. Seguirà il regolamento d'attuazione che però non determina la sospensione dell'efficacia della norma. Quindi la norma è in vigore, il regolamento d'attuazione disciplinerà alcuni aspetti di dettaglio senza il quale continuerà a trovare applicazione il vecchio regolamento di attuazione del 2001. Quindi è un complesso di norme immediatamente precettivo. Primo punto, promozione turistica. È un settore spesso meno preso in considerazione da chi svolge funzioni amministrative, sua in particolare, da questi a cui ci rivolgiamo per approfondire il testo, però è importante perché si prevede un meccanismo di assegnazione ai comuni della promozione turistica attraverso un sistema, diciamo, di sussidiarietà, per cui i comuni lo esercitano a livello locale. Tuttavia vengono definiti degli ambiti sovracomunali di gestione associata, quindi non necessariamente tramite le tradizionali gestioni associate, unioni dei comuni in particolare, ma anche eventualmente attraverso il comune capoluogo. Tant'è che si prevede che queste funzioni siano gestite fino alla creazione delle aree di gestione associata dai comuni capoluogo di provincia, attraverso un particolare strumento, un po' particolare da una sigla un po' particolare, OTD, che è, diciamo, un organismo di osservatorio turistico che ha la funzione appunto di occuparsi dei meccanismi di promozione turistica a livello sovracomunale. Vi lascio a voi la lettura delle norme, è solo per segnalarvi la novità di questo complesso di discipline. Poi abbiamo degli albi, degli elenchi, due in particolare sono le novità introdotte dal testo unico. L'elenco regionale delle imprese e delle professioni turistiche. I comuni saranno obbligati a trasmettere alla regione questo elenco particolare. Adesso allargo lo schermo così vedete un po' meglio. Presso la giunta regionale sono tenuti e aggiornati ai fini di pubblicità e statistica, quindi l'iscrizione all'elenco non è condizione di esercizio dell'attività, le imprese e le professioni turistiche. Quindi ogni volta che riceveremo una scia di avvio dell'attività dovremmo trasmetterla alla giunta regionale o, lo dirà il regolamento, periodicamente dovremo trasmettere l'elenco delle imprese esistenti sul territorio. Questa non è una cosa di poco conto perché non si tratta delle scia presentate, ma delle imprese attive, per cui informazioni non necessariamente nell'immediata disponibilità del comune. Stessa cosa vale per le professioni turistiche. Inoltre viene previsto un albo delle proloco. Le proloco sono organismi privati che però spesso hanno dei riconoscimenti da parte dei comuni sotto varia forma, non hanno una disciplina specifica ed ecco che il testo unico regionale vuole appunto quantomeno prevedere un albo ufficiale a cui fare riferimento e troveremo nel regolamento attuazione le condizioni specifiche per l'iscrizione all'albo. Poi abbiamo la disciplina delle strutture alberghiere. Sapete che la Regione Toscana ha confermato la distinzione fondamentale fra strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extraalberghiere. Nelle strutture ricettive alberghiere vengono previsti delle nuove tipologie. Le due nuove tipologie di strutture, o meglio più di
di due, diciamo, quelle principali sono il Condo Hotel, il Camping Village, la lettera D e la lettera G del nuovo elenco, poi c'è anche il Marina Resort, che è una forma particolare, e poi ci sono le altre tradizionali strutture ricettive. Le novità più importanti, ve le ho segnalate, sono: uno, per gli alberghi, la possibilità, senza possibilità che per il comune di limitarlo, di poter somministrare anche al pubblico. Lo trovate nel comma 2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle condizioni della 28, quindi vuol dire con i requisiti professionali, perché non è più limitata a una cerchia di persone, fa parte del diritto della struttura alberghiera, non di tutte le strutture alberghiere, dell'albergo in quanto tale. Quindi l'albergo può sempre somministrare al pubblico. Ciò significa che non posso pretendere una destinazione d'uso commerciale. Questo è l'aspetto fondamentale. Inoltre può avere un punto di vendita al dettaglio, quindi un vicinato all'interno dell'albergo, e può svolgere attività di centro benessere, ma questa era già nella normativa. Diciamo, la novità fondamentale è la somministrazione aperta al pubblico e anche il commercio, ma su questo ci sarebbero stati meno problemi. Le RTA, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condotel. Il condotel è una struttura particolare che consente l'esercizio di un'attività alberghiera anche in immobili privi della destinazione d'uso turistico-ricettiva. Lo vediamo ora nelle definizioni. Sappiate appunto che c'è questo tema, perché le RTA sono il grosso problema delle strutture ricettive. Le RTA e le CAV, diciamo. Spesso legate alle RTA e alle CAV c'è la gestione di frazionamenti edilizi, urbanistico-edilizi non consentiti, abusi edilizi attraverso la creazione di RTA e di CAV a cui segue poi il loro frazionamento e l'utilizzo come civile abitazione. Ecco, la legge regionale tenta di risolvere questo problema attraverso una disciplina più specifica delle RTA, delle CAV e i condotel e, diciamo, alcune norme che trovate nella legge regionale. L'articolo 21 disciplina gli alberghi diffusi e li disciplina in maniera più dettagliata, quindi va analizzato, è diversa la disciplina rispetto al precedente testo unico. Vi dicevo, i condotel nascono da una misura statale, dal decreto legge 133 del 2014, la regione li recepisce e li va a disciplinare, mentre è specifica della regione toscana la disciplina del camping village, quindi è una sorta di via di mezzo fra il campeggio e il villaggio turistico, proprio dal punto di vista della definizione è una via di mezzo fra il campeggio e il villaggio turistico. Segnalo soltanto una cosa riguardo a questo intervento legislativo regionale, sicuramente è un intervento di precisazione, ma nella misura in cui si vanno a precisare alcuni aspetti si aumentano le zone grigie. Se aumentano le tipologie ricettive, aumentano i confini fra le varie tipologie ricettive. Quindi esisteranno più problematiche interpretative. Ma sono un campeggio, sono un villaggio turistico, sono un camping village, sono qualcosa di confine fra il campeggio e il camping village? Ecco, questo aspetto sicuramente può creare dei problemi interpretativi, anche se le figure introdotte sono figure minori rispetto alle figure tradizionali. Le procedure per le strutture alberghiere. Da un lato si conferma la SCIA, in Toscana esisteva già con il decreto SCIA 2, il 222 del 2016, la SCIA è procedura in tutta Italia, quindi entrerà in vigore entro il 30 giugno in tutta Italia, per il nostro legislatore è confermata. La cosa un po' singolare è che il legislatore regionale conferma delle procedure che il legislatore nazionale avrebbe abrogato se non fossero state confermate. In particolare la cessazione dell'attività, l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività. Non è un grande adempimento, per fortuna non è disciplinato male. Leggiamo però le norme più importanti. 1. La sospensione superiore a 8 giorni deve essere comunicata. Anche questo è un adempimento che non c'è nella legislazione, non c'era più nella legislazione nazionale. Quindi obbligo di comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni. Questo obbligo vale anche per le tipologie ricettive minori. Obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività, per fortuna è una comunicazione successiva, quindi da farsi entro 30 giorni da quando si cessa. Cessare non significa tirare giù il bandone, ma cancellarsi dalla Camera di Commercio, cancellare l'unità locale. E questi due adempimenti, appunto, vi dicevo, rimangono per le strutture alberghiere e anche per le strutture ex alberghiere. Poi rimangono alcune norme caratteristiche della legge regionale.
i campeggi temporanei, che è l'unica procedura amministrativa soggetta ad autorizzazione, quindi tutto il resto è in scia, ma il campeggio temporaneo, proprio perché implica una valutazione discrezionale da parte del comune, non poteva andare in scia, quindi è soggetta ad autorizzazione, spesso è soggetta anche al rilascio della concessione di suolo pubblico. Sulla chiusura attività, intesa non come comunicazione di cessazione, ma come provvedimento del comune di chiusura dell'attività perché mancano determinati requisiti, la legge regionale riproduce essenzialmente il contenuto dell'articolo 19,3 della 241 del 90, cioè la diffida, fra virgolette, e l'obbligo di conformarsi entro un termine assegnato dal comune, scaduto il quale si chiude l'attività. Quindi non c'è una chiusura immediata, salvo ragioni di pubblica sicurezza, ma lì si interviene con contingibile urgente, c'è una chiusura differita se l'interessato non si adegua. Questo vale anche per le strutture minori. Strutture minori che prendono il nome appunto di strutture extra alberghiere. Le strutture extra alberghiere sono le strutture extra alberghiere per l'ospitalità collettiva, casa per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, alpini e bivacchi, che rimangono disciplinate pressoché allo stesso modo, quindi non ci sono grandi novità, mentre abbiamo delle importanti novità sugli affittacamere, i bed and breakfast e soprattutto l'introduzione per la prima volta da parte di un legislatore regionale. La Toscana è, fra virgolette, all'avanguardia. Aperta parentesi, ritengo che queste norme verranno impugnate e probabilmente dichiarate incostituzionali, chiusa parentesi, ma ad oggi ce le abbiamo. Vengono disciplinate le locazioni turistiche. Le locazioni turistiche sono un contratto, non sono un'attività ricettiva. La Regione Toscana invece le disciplina sotto forma di attività ricettiva. Tutte queste attività possono essere annuali e stagionali e la legge stabilisce il periodo. Sopra i 9 mesi si è annuali, dai 3 ai 9 mesi si è stagionali. Sotto i 3 non si può esercitare. Questa è la conseguenza implicita della definizione del periodo d'apertura. Sotto i 3 è un'attività occasionale, non è un'attività continuativa soggetta alla legge regionale. Stesso discorso, vi dicevo, la sospensione oltre gli 8 giorni e la cessazione sono soggette ad adempimenti amministrativi. Guardiamo velocemente che cosa si dice per l'affittacamere, le novità principali. Le affittacamere sono strutture ricettive da non più di 6 camere per i clienti, non più di 12 posti letto, e qui viene confermato tutto quanto, ubicate nella stessa unità immobiliare, quindi il vincolo che abbiamo di un'unica unità immobiliare, e possono essere svolti in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, tutto come prima. La novità è l'attività di affittacamere imprenditoriale non può gestire più di 2 esercizi nello stesso edificio. Questa è una novità, fino ad oggi non c'era. Potevo avere anche un grattacielo di 100 appartamenti distinti e li potevo utilizzare tutti nell'ambito della stessa attività di affittacamere. Adesso no. Se ho 4 appartamenti, dovrò aprire una unità affittacamere a nome Simone 1, un'unità di affittacamere a nome Simone 2, certo che li posso esercitare io come persona fisica, ma come legale rappresentante dell'uno o dell'altro. Novità importante è anche il comma 4. L'affittacamere, svolta in forma non imprenditoriale, può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. A parte la critica sulla mantenimento dell'India di residenza e domicilio, che nel nostro ordinamento ha poco senso, però lasciamo stare. La grande novità è la casa. Fino ad oggi l'affittacamere non professionale doveva avere i requisiti strutturali della civile abitazione, non la destinazione di civile abitazione. Quindi io potevo aprire un'affittacamere anche in una zona agricola, in un immobile agricolo, non a destinazione di civile abitazione, purché avessi i requisiti della civile abitazione. Così come potevo prendere un capannone industriale, ma lo ristrutturavo, gli davo i requisiti della civile abitazione e potevo svolgerci l'attività di affittacamere. Non potevo utilizzarlo per abitarci, ma per svolgere l'attività di affittacamere lo potevo fare. La nuova norma chiude ogni problematica interpretativa. La casa per casa ovviamente deve intendersi la civile abitazione. Meglio sarebbe stato utilizzare il termine civile abitazione, però non ci fossilizziamo. Sul bed and breakfast, stesso meccanismo, stessa unità immobiliare nella quale sono forniti alloggi e servizi e viene somministrata la prima colazione, anche in questo caso esclusivamente nella casa dove la persona ha la residenza e il domicilio. Vi dicevo, le locazioni turistiche,
dette anche shortlets, sono la grande novità introdotta nel testo unico. In particolare si dice che il soggetto che effettua contratti di locazione turistica ai sensi del codice civile, senza la prestazione di servizi accessori, perché altrimenti si ricade nell'affittacamere, quindi senza alcuna prestazione di servizi accessori, può esercitarlo in due modalità, o in forma non imprenditoriale o in forma imprenditoriale. La forma imprenditoriale si ha se io esercito ovviamente nell'ambito di un'impresa, quindi un soggetto che giuridicamente è un'impresa, è un soggetto che supera determinati limiti. Quindi il legislatore ne ha introdotto dei limiti sopra i quali non si applica più il codice civile e basta, ma si applica anche la legge regionale. Quando ho più di due alloggi nel corso dell'anno solare. Quindi se io utilizzo durante l'anno, o meglio, faccio durante l'anno tre contratti di locazione turistica riguardanti tre immobili distinti, non importa quanto duri, anche un giorno. Io ho tre appartamenti, faccio una locazione turistica per uno, faccio una locazione turistica per il secondo, al momento in cui faccio una locazione turistica per il terzo, divento un'impresa. Il fatto che lo stabilisca la legge regionale, prima problematica. Il fatto che questi immobili possano essere fuori dal contesto regionale, per cui mi ritrovo ad applicare la disciplina imprenditoriale a due appartamenti toscani quando il terzo l'ho locato in Veneto, rendono questa disposizione fortemente critica. Secondo aspetto, se utilizzo più di due alloggi nel corso dell'anno solare, ma effettuo meno di 80 contratti di locazione turistica. Nel corso dell'incontro che faremo di precisazione e nel sito che vi ho linkato preciseremo questo aspetto. In realtà non si tratta di contratti di locazione, ma di comunicazioni di locazione turistica, che è cosa diversa. Perché sapete, la butto là, non necessariamente tutti i contratti devono essere registrati e sono soggetti a comunicazione. Chiudiamo questo aspetto, sappiate soltanto che c'è questa importante novità. Inoltre, altro problema che nasceva per le locazioni a uso turistico è che le locazioni a uso turistico era dubbio che fossero soggette all'imposta di soggiorno. A nostro avviso non sono soggette all'imposta di soggiorno, però diversi comuni l'avevano introdotta nel proprio regolamento. La legge regionale toscana non dà nessuna autonomia agli enti locali. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, quindi anche quelli non imprenditoriali, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno. Qui siamo, fra virgolette, al federalismo all'opposto. Una legge statale, imposta di soggiorno, che prevede un'imposta comunale, la sua definizione del campo di applicazione è stabilita dalla regione, che non è né il legislatore di questa imposta né l'applicatore di questa imposta. È, dal punto di vista dell'autonomia degli enti locali, paradossale, però diciamo, prendiamo atto di questa disposizione che se non verrà dichiarata incostituzionale dovrà essere applicata. Anzi, fin quando non sarà dichiarata incostituzionale, dovrà essere applicata al momento in cui entrerà in vigore la norma. Il problema grosso è che, come vi dicevo, e lo lascio per i successivi commenti, la norma non prevede disposizioni transitorie, quindi vale retroattivamente. Se entra in vigore il 10 gennaio o il 40, o il 30 gennaio, vale anche per le attività già in essere a quella data, eccetera, eccetera, eccetera. E poi è ovviamente previsto un regime sanzionatorio per locazioni turistiche. Ultimi aspetti, sharing economy. La legge regionale disciplina anche alcune modalità di attività ricettiva, che è lo scambio di alloggio per finalità turistiche, couchsurfing, Airbnb, eccetera, eccetera, e sottrae alla disciplina del codice l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi. Io, che a casa mia una volta l'anno invito qualcuno e mi faccio pagare, non rientro nel campo di applicazione. Questo c'era già nella legge regionale, ovviamente sono casi particolari, soprattutto se svolti da associazioni o altre strutture. La legge regionale poi ridisciplina le agenzie di viaggio in modo significativo, quindi va approfondito, in particolare introduce le agenzie di viaggio e turismo online per, diciamo, equipararle sotto certi adempimenti alle agenzie ordinarie. Ultimi spunti sono le professioni del turismo.
Sapete che le guide, accompagnatori turistici e le altre professioni del turismo sono state oggetto di intervento della normativa nazionale a seguito della incompatibilità del nostro ordinamento con quello comunitario. Si conferma la necessità della SCIA per lo svolgimento della guida turistica, dell'accompagnatore turistico, SCIA da presentarsi esclusivamente in via telematica allo sportello unico nel territorio nel quale si intende iniziare l'attività. Attenti, perché la Bolkestein aveva già eliminato le competenze territoriali dei comuni sul commercio su aree pubbliche, sul commercio online, ma la competenza era stata individuata nel comune nel quale si intende svolgere l'attività. Qui quello che conta è dove inizio l'attività originariamente. È sempre una scelta elettiva da parte dell'interessato, quindi di fatto non conta più la residenza, non conta più la sede professionale, il domicilio. Conta il luogo dove io dico che ho iniziato l'attività. Siccome non può essere necessariamente determinato, è rimessa alla libera scelta dell'interessato. Il comune accerta i requisiti e poi rilascerà una tessera con fotografia secondo il modello regionale. Anche questo era dubbio se dovesse rimanere, il legislatore regionale lo mantiene per la guida, per l'accompagnatore, per la guida ambientale, per il maestro di sci. È confermata la disciplina della guida alpina. Sono confermate le discipline sempre soggette a SCIA delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo. Quindi abbiamo chiuso questa, diciamo, breve inquadramento del nuovo testo unico della Toscana. Seguiranno maggiori informazioni che potrete seguire all'indirizzo del forum dove è pubblicato il testo integrale della legge regionale così come uscita dal Consiglio, quindi non è la versione ufficiale, ma il contenuto è senz'altro quello, e fra pochi giorni uscirà sul bollettino ufficiale e ve ne daremo conto segnalandovi anche i principali aspetti di novità. Vi ringrazio e a presto.